siamo davanti allo spazio della biblioteca di Morando, dove di recente è stata donata la collezione di cinema di Paolo Limiti e tutta una serie di riviste e materiali inerenti al cinema. Lo spazio multimediale dedicato a lui sarà uno spazio disponibile a partire da oggi, nelle orari di apertura, e dove si potranno consultare tutta una serie di materiali ricercatissimi e preziosi che Paolo nell'arco di 50 anni ha collezionato per poi donare ancora in vita alla Cineteca di Milano. E questo gesto della Cineteca è stato molto gradito da parte nostra, perché ci dà la possibilità di poter mettere a disposizione di tutti questi materiali. Contestualmente è stato fatto un bellissimo murales dedicato a Paolo da un bravissimo artista cubano che in questo momento sta finendo la sua performance, e vi invitiamo tutti a venire a scoprire questo bellissimo spazio sul Naviglio Martesana, uno spazio ancora poco conosciuto ma che in breve periodo riuscirà ad essere secondo noi molto apprezzato. È immerso nella natura, non sembra di essere a Milano, ma in realtà si è proprio attaccati alla stazione centrale. Non un ricordo, una vita con Paolo. Paolo è stato molto 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 importante per me. Mi ha sempre, come dico io, preso per i capelli quando stavo affogando. Mi ha messo tra le mani il programma di cucina che nessuno aveva mai fatto prima di noi. Questo nel 78. E poi tutto il resto, canzoni, spettacoli, serate. Paolo per me è Paolo, ed è una delle persone più, anzi è la persona più importante che io abbia potuto incontrare nella mia vita, e che purtroppo mi auguro che mi stia vedendo, mi ascolti e che mi dia magari una mano in questo momento, alla quale non smetterò mai, 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 mai di voler bene e di dire grazie. Ciao Paolo.